eccoli, sono tornati, li state vedendo, Alex il leone, poi Gloria, Melman e tutti gli amici di Madagascar in questo terzo nuovo atteso capitolo, Madagascar ricercati in Europa. I nostri animali dello zoo di New York sono appunto in fuga in Europa e tenteranno però di ritornare a New York perché hanno capito che effettivamente il loro buon vecchio zoo era ancora quello che li teneva, insomma, nelle migliori condizioni. Dovranno però mascherarsi, dovranno in qualche modo farsi coinvolgere da un circo per sfuggire ai gendarmi francesi che assolutamente li vogliono catturare e quindi appunto cercare il modo di tornare a New York. Terzo capitolo, 22 agosto, grande grande divertimento, tanta azione e davvero un film per tutta la famiglia. Ed eccoci nell'estate del 2012, la leggenda finisce. Il 29 agosto, infatti, vi presenteremo Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, il terzo capitolo di Christopher Nolan, delle storie dell'amato Batman. Sappiamo che il regista già nelle due passati episodi ci aveva presentato un Batman davvero diverso da quelli che avevamo conosciuto, un Batman più dark, e ritornano quindi appunto Christian Bale, ma anche Gary Oldman, Michael Caine e la new entry Anne Hathaway nel ruolo di Catwoman. Davvero fatevi coinvolgere da questa nuova esperienza, tra l'altro in una eccezionale anteprima esclusiva solo il 21 agosto e poi appunto in uscita nazionale dal 29 agosto. Ma l'estate dell'Ariston Multisala non termina qui, avremo anche un'altra importante uscita il 17 agosto, torna Sylvester Stallone in compagnia di un ritrovato Arnold Schwarzenegger con I Mercenari 2, davvero tanta azione ma anche tanto divertimento. E si concluderà virtualmente l'estate ai primi di settembre, il 5 di settembre, con il nuovo film Disney, The Brave Ribelle, un divertente e coinvolgente cartone animato della Disney con ambientazioni scozzesi che sapranno davvero appassionare. Buona estate a tutti!